È il primo pomeriggio del giovedì grasso e gli eporediesi si riuniscono in piazza di città per onorare il saluto con cui si erano lasciati l'anno precedente, dopo la marcia funebre del martedì sera. A Revezia Giobbianbot, ci eravamo detti, con un filo di voce e lo sguardo che rivelava l'emozione del momento e un po' di tristezza. Ma oggi siamo di nuovo tutti qui riuniti, con il sorriso in volto, per festeggiare un nuovo carnevale. Il primo atto di questa giornata è il simbolico passaggio dei poteri civili da parte del sindaco al generale. A te generale adesso consegno la fascia, ci siamo detti che cosa vuol dire, a te l'onore di guidare la festa e la città per questi giorni di carnevale. Qualcuno, il sostituto prima diceva, mi raccomando fagli la raccomandazione che te la restituisca. Io anche no, ecco. No, ecco. C'è un tempo per tutto. C'è un tempo per le mani. Okay. E allora, eccola qui. Caro generale, il generale è il capo della festa, colui che a inizio 800 sostituisce l'abbà alla sua guida, diventa cioè il detentore del potere festivo. Rappresenta quindi anche l'ordine all'interno della manifestazione, è colui che in un certo senso la guida ed è attorniato dal suo brillante stato maggiore, composto da ufficiali, vivandiere e aiutanti di campo, e presenzia ovviamente a tutte le manifestazioni importanti, tanto è vero che il giovedì grasso è proprio colui cui il potere civico, cioè il sindaco, affida i pieni poteri della città, e lui si reca con tutto il suo seguito anche in visita all'autorità ecclesiastica presso Monsignor Vescovo. Nei giorni di carnevale lui è effettivamente il detentore, tra virgolette, del potere all'interno della città. Noi, Morri Strapuzzi, generale dello storico carnevale di Ivrea, per l'anno 2014, in virtù dei poteri conferitici dalla nostra secolare tradizione, ordiniamo che nei giorni della popolare festa, dal pomeriggio del giovedì grasso alla tarda serata del martedì susseguente, sia fatto obbligo a tutti, cittadini e forestieri, di calzare il tradizionale berretto frigio a ricordo dell'antica insurrezione contro il tiranno feudatario. Il berretto frigio è una delle caratteristiche principali del Carnevale di Ivrea, tutti lo indossano, fa la sua comparsa nella prima metà dell'Ottocento, un po' più anche forse verso il 1860, non è proprio certo. Troviamo cronache già in quegli anni in cui si parla appunto del berretto frigio, molto probabilmente mutuato dalla Rivoluzione francese, e sta proprio a testimoniare questo anelito alla libertà, questa rivolta del popolo, e dalla seconda metà dell'Ottocento non abbandona più la testa degli eporediesi, tanto che diventa addirittura l'unico mezzo per proteggersi da questo grazioso e gentile getto di arance che viene fatto a chi non lo indossa. Una delle caratteristiche del giovedì grasso per quanto concerne il generale è la sua salita a cavallo. Da come sale dipende il successo del carnevale. In questi giorni di festa la città ha modo di dimenticare per un attimo i problemi dovuti a questa pesante crisi italiana, però il nostro storico carnevale si fonda su dei principi molto validi e preziosi. Crede che possa essere una fonte di sostegno e insegnamento per affrontare le difficoltà di un popolo? Assolutamente sì. Penso che la partecipazione popolare e il coinvolgimento che c'è in questi giorni, e questo per rifarci alla tradizione, possono insegnarci molto al nostro vivere sociale. Ma direi che quello che ci insegna di più in questo momento storico
è il clima di festa, di amicizia, di compartecipazione, di solidarietà anche di questo carnevale. Per cui questi aspetti, che sono aspetti della festa, che sono solo un corollario alla tradizione, sono estremamente importanti per affrontare questo momento di difficoltà sociale ed economica dell'Italia e del mondo. Lei per tutto l'anno porta avanti un compito molto impegnativo e di grande responsabilità. Non le dispiace cedere questo compito al generale proprio nei giorni di festa? Beh, a parte che questo passaggio di poteri è simbolico e quindi insieme ai pesi di tutti i giorni, in questi giorni si aggiungono i pesi di questa manifestazione, che è sicuramente una manifestazione delicata per il numero di persone, per il coinvolgimento degli animali, per le feste e le modalità con cui si svolge il carnevale. Per cui in realtà passo i poteri il giovedì, ma i problemi rimangono e in qualche maniera si aumentano per questa gestione della festa. Con la cerimonia del passaggio dei poteri e l'ordinanza del berretto frigio, il generale è tra i protagonisti del Giovedì Grasso. Noi qualche giorno fa siamo andati ad intervistarlo per scoprire la persona dietro il personaggio. Cosa ama di questo personaggio? Perché ha deciso di interpretarlo? Ma amo tutto, cioè anche se non sapevo che cosa avrei vissuto, è un sogno che avevo da adulto, l'ho avuto, non da bambino. Da quando avevo più o meno 20 anni mi affascinava la figura del generale e pian piano la sto scoprendo. Non c'era un perché preciso, era un sogno che mi è venuto e l'ho realizzato. Che tipo di generale è il generale Morris? Ma dovete dirmelo voi questo. Io penso sia un generale del popolo, della città, quello che dovrebbe essere un generale che è a capo della festa, che è una festa popolare. Per la sua famiglia, come per molte altre, il carnevale è una tradizione che si tramanda da generazioni. Sua figlia Margherita è stata abba nel 2012 e quest'anno è la graziosa mascotte del reggimento provinciale. Cosa prova il pensiero che sua figlia possa desiderare un giorno di essere la nostra amata Violetta? Cosa posso provare? Un'emozione incredibile, e mi farebbe piacere in una maniera neanche descrivibile, però appunto è un altro sogno. Adesso vivo questo, poi in futuro tenterò di vivere anche quello. Il nostro carnevale è allo stesso tempo sia festa che storia. Il Giovedì Grasso è proprio il giorno in cui più si percepisce questo doppio aspetto. Ad Ivrea non troverete costumi allegorici tipici di ogni carnevale, se non appunto il Giovedì Grasso. La festa è organizzata dagli Amici a Piazza della Granaia e al pomeriggio vede come protagonisti i bambini. Il corteo lascia la piazza e dopo la consueta marcia nelle vie principali della città si reca in Vescovado per permettere agli abbà di far visita a Monsignor Edoardo Aldo Cerrato, vescovo di Ivrea, che si presta a vivere il suo secondo carnevale porediese. Dopo la visita al vescovo, gli abbà devono affrontare il loro ultimo impegno della giornata, la visita al sindaco, il primo cittadino, dottor Carlo Della Pepa. Lasciamo che generale, stato maggiore e sostituto dopo un più che legittimo ristoro presso la fagiolata di Via Palma procedano con l'investitura degli oditori e intendenti generali delle milizie e genti da guerra del Canavese. Noi ci diamo appuntamento alle 21:30 in Piazza della Granaia perché la festa continua. We'll be right back.
bottinetti, perché il nostro carnevale è sì storico, ma è anche comunque un carnevale, è festa. È festa e quindi è allegoria, per cui mascheramento, capovolgimento dei ruoli, festa quasi senza limiti e senza freni, come succede in tutti i carnevali. Nonostante il tempo, nonostante la pioggia, questo è l'ennesimo successo degli Amis a Piazza della Granaia, gli organizzatori della festa. Il gruppo che oggi all'interno del carnevale veramente incarna questo spirito allegorico, puramente di festa.